Oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco nel weekend per l'ondata di maltempo che ha colpito il Pesarese. Tanti disagi, soprattutto nella giornata di sabato. A Pesaro le zone più colpite sono state Montegranaro, Muraglia e Loreto, dove il sottopasso di Via De Gasperi è stato chiuso al traffico per circa 8 ore e poi riaperto grazie al lavoro della Protezione Civile. Colpiti anche il curvone della Nazionale, la strada statale 16 tra Pesaro e Fano e la strada Monte Ardizio. Tra le arterie coinvolte dalle maggiori criticità, la strada provinciale 7 tra Pian di Meleto e Sant'Angelo in Vado, una frana considerevole ha interessato la carreggiata per circa 10 metri. Fango, detriti e piante nella strada provinciale 2 Conca, chiusure nella strada provinciale 60 Sanatorio Candelara per piante cadute su entrambe le carreggiate, smottamenti infine sulla panoramica San Bartolo. Attimi di paura sabato sera a Pesaro a causa del maltempo, un grosso pino abbattuto dal vento e più piombato su un mezzo in sosta in viale 24 Maggio. Diverse le forze messe in campo in questi giorni, a contribuire anche i cittadini che nelle ore di pioggia battente sono scesi in strada per liberare le caditoie e favorire il deflusso dell'acqua. Oggi a Pesaro il comune ha iniziato la conta dei danni. Attualmente il danno molto, quello più evidente è quello lungo la strada statale, in particolar modo nel cavalca ferrovia, quello che porta verso Fano. Il cavalca ferrovia che mi hanno comunicato questa mattina che sarà chiuso per diverse settimane perché gli interventi necessari, le verifiche necessarie per poterlo riaprire non è che dureranno pochi giorni. E appena possibile metteremo il senso unico alternato attraverso un semaforo, quindi la statale potrebbe essere percorribile sia da Fano verso Pesaro che da Pesaro verso Fano. Fino a quando non riusciamo a mettere il semaforo, provvisoriamente, comunque garantiremo il senso unico da Pesaro verso Fano. Disagi anche al centro direzionale Benelli per una cascata d'acqua proveniente dal tetto. All'ospedale di Muraglia, invece, le infiltrazioni d'acqua nel reparto di oncologia hanno costretto al trasferimento 4 pazienti. Nelle località più piovose della provincia di Pesaro Urbino si sono raggiunti quasi 80 mm di pioggia in poco tempo. La portata della rete delle acque chiare non è in grado di smaltire questo tipo di carico, ha dichiarato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. Però stiamo cercando di intervenire pur sapendo che sarebbero necessarie decine di milioni di euro perché il vero problema molto spesso è la condotta delle acque chiare, cioè quelle, diciamo, i tubi che collegano le varie caditoie, perché abbiamo degli impianti dimensionati per piogge che non sono quelle che si stanno verificando in questi ultimi anni e quindi dovrebbero essere sostituite. Sostituire la rete delle acque chiare è veramente quasi impossibile perché i costi sono veramente molto forti, molto grandi, ma cercheremo di intervenire nei punti più critici, ad esempio nella zona del sottopasso di Loreto, nella zona di Via Flaminia e intorno un po' meno in quel quartiere di Montegranaro, nella zona dove c'è il parcheggio del Curvone, in tutte quelle zone dove comunque si verificano gli allagamenti in maniera più spesso.